It's with great pride, great appreciation, great emotion. È con grande orgoglio, apprezzamento ed emozione che accetto questa cittadinanza onoraria. Ora che ho la chiave di Montenero Domo non ho altra scelta che tornare. Nancy D'Alessandro Pelosi, la speaker della Camera statunitense, con queste parole ha iniziato il suo intervento dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria e le chiavi del paese da Angelo Piccoli, sindaco del centro sangrino, da cui nel 1891 emigrò suo nonno Tommaso Fedele D'Alessandro in cerca di fortuna in America. Tante le autorità, il presidente della regione Marco Marsiglio, i sindaci del territorio. My family is here, my husband Paul Pelosi and 17 members of our family, stand up family so they can see. Sono venuta qui con tutta la mia famiglia in 17, ha detto, perché questa è una questione di famiglia, una faccenda di famiglia, ha detto parlando di attaccamento alle radici abruzzesi. Thomas D'Alessandro Senior had big influence on our family. Quando mio nonno ha lasciato l'Italia, lo ha fatto con un grande coraggio, coraggio per affrontare un mondo pieno di incertezze, con la speranza di assicurare una vita migliore alla sua famiglia. Mio padre adorava suo padre, nutriva un grande rispetto per lui. To be a citizen of the same place that you are, in Montenero Domo, we share that citizenship. And again, just know that the first woman to be Speaker of the House and the first Italian American to be Speaker of the House. Her story all began in Montenero Domo. Ci tenevo a ringraziarvi tutti per la cittadinanza di Montenero Domo, la prima Speaker, la prima Presidente della Camera, alle sue origini proprio qui a Montenero Domo. God bless America. Viva Italia. Thank you. Ma ad accogliere Nancy Pelosi sono stati anche i bambini con i quali si è soffermata abbracciandoli e trattandoli affettuosamente. Poi la visita ai parenti, alla famiglia Pastalacqua, figli di un cugino in secondo grado scomparso in febbraio, e la deposizione di un mazzo di fiori al monumento ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Non è mancata la commozione. Una visita privata in chiesa, dove nel 1868 fu battezzato suo nonno. È stato un grande giorno, il sindaco ha ricordato il percorso per arrivare al conferimento della cittadinanza onoraria. Il conferimento, sì, è stato un altro momento bellissimo che io ho condiviso con tutta l'amministrazione. Questo è un percorso che è partito nel 2009, infatti con me erano presenti i sindaci emeriti Rossi Arnaldo e Tamburino Antonio. Una gioia per i parenti Fedele e Francesca Passalacqua. Gli abbiamo fatto un regalo di tutte le foto dei parenti nostri, insomma di tutti. Ci siamo raccontati un pochino, nel senso che ho raccontato a lei quanto mi ha detto mio nonno, quindi un cugino in seconda di Nancy che purtroppo è venuto a mancare a febbraio. È stato un incontro davvero molto emozionante e ovviamente una grande sorpresa.